finalmente è arrivata l'elaborazione per i ciclomotori Piaggio di Polini. Come potete vedere sul nostro negozio abbiamo l'elaborazione top di gamma di Polini, l'elaborazione top di gamma di Malossi. Non pensate a quello che sto facendo, non è un video comparativo. Adesso la prima cosa che voglio parlare è della nuova accensione di Polini, che è stata progettata con un sistema leggermente più innovativo rispetto alla concorrente. Ci sono dei pro, ci sono dei contro, adesso li vediamo, poi man mano seguite il canale, iscrivetevi e potrete capire le differenze di questa tipologia di motore con questa tipologia di motore. Cosa troviamo nella confezione? Appena apriamo troviamo le istruzioni che vi consiglio di leggere attentamente, perché questa accensione, come dicevo prima, è molto molto innovativa e ha bisogno di essere letta. Partiamo quindi con il vedere che cosa c'è all'interno della confezione. Troviamo lo statore, troviamo la ventola di raffreddamento, il particolare volano, che dopo parleremo più in specifico. Qui abbiamo le spine di centraggio della ventola, la bobina, questa l'abbiamo già vista, un cablaggio elettrico. Nota di merito, è stato messo il gommino dell'uscita dei cavi dal carter al telaio. Il regolatore di tensione, che anche questo lo abbiamo già visto. Il connettore del regolatore di tensione per fare un bel lavoro con gli spinottini, tlac, e lui entra dentro ed è abbastanza pulita l'installazione. Cappuccio candela schermato, marca MTA. Qui poi abbiamo della minuteria varia per il montaggio del tutto. Allora adesso vi voglio spiegare un attimino come montare questa accensione. Questa accensione si monta su tutti i tipi di carter, sia i nuovi carter lamellari di Polini, sia su un carter Malossi, sia sul carter Piaggio, sia su un carter Pinasco. La prima cosa da stare attenti è che bisogna rimuovere questo scalino, portarlo praticamente a zero, per fare in modo che il volano non vada a interferire quando gira. Successivamente, anzi non proprio successivamente, in fase di acquisto, quando comprate l'accensione, bisogna già prevedere se la utilizzate sui carter originali, o meglio con albero motore originale o con albero motore a spalle piene. Ed ecco qui che viene fuori la differenza di questa accensione, che è il valore aggiunto che ha dato Polini a questo tipo di prodotto. Cosa ho fatto? Mi sono proprio confrontato ieri per poter capire le motivazioni per cui Polini ha fatto un volano così, molto molto leggero, e lo ha fatto per quale motivo? Lo ha fatto perché in fase di acquisto voi dovete scegliere una flangia da metterci qui, che dà il bilanciamento corretto al volano se si monta l'albero motore a spalle piene o quello tipo standard o comunque l'anticipato. Cosa ne consegue? Che ci troveremo una flangia che ha un costo irrisorio. Nel caso del spalle piene sarà tutta tonda. Nel caso dell'albero motore tipo l'anticipato, che allora ha il taglio e non è perfettamente rotondo, ci troveremo una flangia tagliata e permetterà al motore, quando gira, di essere il più possibile bilanciato. Tornando a noi sul discorso montaggio, quando andiamo a montare questa accensione dobbiamo installare la flangia per il centraggio dello statore. Successivamente aver messo la flangia, si procede con l'installazione della ventola, che come dicevo prima ha delle spinette per il centraggio, quindi vanno messe qui all'interno.
successivamente viene posizionata la ventola e chiusa con le sue 5 viti in dotazione. Quando poi si va a montare sul carter lo statore, ci si mette questo distanziale, chiamiamolo così, va messo qui così, e questo è molto importante metterlo. Riguardo lo statore, va bene, inseriamo il gommino, va inserito all'interno del cablaggio di uscita dello statore e quindi diventa pronto per essere installato sul carter. Fissiamo lo statore al carter con le 2 viti in dotazione. A questo punto aspettiamo a serrare il volano e si procede al cablaggio elettrico. Il cablaggio elettrico praticamente, senza dilungarmi troppo perché è tutto spiegato qui, permette l'utilizzo dei fari e di tutto quanto come l'originale, per di più permette anche la carica di una batteria, quindi se volete fare qualcosa di customizzato e metterci una piccola batteria, che vi metto qui sotto il link di una batteria molto molto buona ad un prezzo molto molto vantaggioso, potete sfruttare il motore per ricaricarla. Seguiranno altri video su questo tipo di preparazione. Noi siamo già pronti con la preparazione completa di Polini. Purtroppo alcuni prodotti sono arrivati col contagocce, come ad esempio il cilindro, mentre accensione, carter, albero motore non ci sono particolari problemi adesso, ma la cosa sicuramente si sistemerà i primi di ottobre. Se vi è piaciuto il video mettete like, se avete da fare una preparazione al vostro ciclomotore contattateci, iscrivetevi al canale, se vi è piaciuto il video mettete like. Un saluto a tutti!